L'intelligenza artificiale può essere un importante strumento al servizio della medicina moderna. Le applicazioni infatti si moltiplicano in tutti gli ambiti, dalla diagnostica alla chirurgia, dallo sviluppo dei farmaci alla riabilitazione, e sono destinate a crescere. Di questo si è parlato durante un incontro nell'aula Aldo Moro dell'Ateneo Barese, lo studio dell'introduzione etica e sicura dei sistemi di intelligenza artificiale nella pratica clinica, partendo dai modelli formativi universitari, dagli algoritmi sempre più personalizzati per il monitoraggio da remoto dei pazienti, alle sfide emergenti in campo medico legate all'evoluzione digitale della medicina tradizionale, passando per la telediagnosi e piani terapeutici assistiti. Dibattito molto importante, perché l'intelligenza artificiale applicata ai software dell'intelligenza artificiale è sicuramente una tematica che riguarda tutta la comunità. Infatti, al di là di quelle che sono le 10 linee guida enunciate nell'ottobre del 2021 dall'FDA, informatici, ma non solo, in questo momento sono particolarmente attivi nel cercare di eliminare dai software dei dispositivi medici che utilizzano sistemi di intelligenza artificiale i bias cognitivi, ovvero degli errori che possono indurre la macchina a sbagliare, per esempio, una diagnosi o una serie di altre attività di potenziamento per il medico.